Presente i fan di qualunque cosa che non fanno altro che sparare teorie deliranti e minchiate a manetta, dietrologie su letteralmente qualunque cosa? A sto giro c'avevo ragione. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 5 più uno special oggi vediamo di teorie dei fan sui videogiochi che alla fine erano effettivamente azzeccate, confermatissime dagli sviluppatori in questi casi. Ma prima di incominciare, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte le prossime top 10 a tema videoludico e quant'altro. Fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto se vi va, e anche se non vi va ve lo dico subito per la vostra salute, e incominciamo alla numero 5 con una cutscene irraggiungibile in Phantom Pain, se non che è stata raggiunta ma attraverso mezzi alternativi. Qualche mese dopo l'uscita del gioco finì online infatti il video di questa sequenza che nel gioco non appariva, e buona parte della community iniziò a lavorare seriamente per capire in quale momento del gioco ci sarebbe potuto essere il trigger che la faceva scattare e andare in scena, arrivando alla fine all'ipotesi che potesse essere legata alla resa delle armi nucleari di tutti i giocatori su tutti i server che appunto decidevano di pacificare la cosa. Una sparata piuttosto improbabile che la Konami ovviamente confermò qualche mese dopo dicendo che sì, c'erano server dati per tenere conto di tutti i giocatori su tutte le piattaforme diverse, con un chiaro messaggio quindi antibellico che appunto se avesse lasciato andare le proprie nucleari avrebbero fatto partire questa scena, una cosa che non sarebbe mai riuscita ovviamente, un pochino come nel mondo reale, se non che due anni fa, nel 2020, la community di Phantom Pain su PS3 in qualche modo riuscì a sbloccarlo. Non si chiede come abbia fatto tutta quella gente a mettersi d'accordo, probabilmente è che tutta quella gente non era poi così tutta sta gente, perché stiamo parlando nel 2020 della community su PS3. Alla numero 4, quando e dove, come, perché hai Hyrule nella serie degli Zelda capitoli vari? Come? Sì, è la domanda che per anni i fan della serie più attenti alle sequenze di eventi nei giochi a livello temporale si sono posti, scervellandosi sul se effettivamente la sequenza delle avventure di Link fosse in ordine cronologico o meno, o quali eventi in quali giochi accadessero prima di altri, per giungere alla conclusione che in sostanza non ci si capisce un cazzo. E quando in sostanza non ci si capisce un cazzo di eventi e timeline, la soluzione più semplice è che sono sempre in universi e momenti temporali diversi, cosa che però nel 2011, all'uscita del libro Hyrule Historia di Shigeru Miyamoto e amici gli sviluppatori, fu confermata su un bel reticolo con collegamenti in particolare per gli eventi post Ocarina of Time, che iniziano a intrecciarsi per motivi di trama difficilmente riassumibili in maniera delirante, ma era vero. Alla numero 3, era tutta una messa in scena. Mi sento tradito, o no? Come farò mai a dormire stanotte? È quello che hanno detto nessuno su Super Mario Bros 3, pensando al cosa effettivamente stia succedendo nel gioco, che inizia con un sipario, finisce con un sipario, e nell'arco dell'avventura sembra presentare vari elementi teatrali e di oggettistica di scena, tanto che alcuni fan dissero: ci sono, ho capito, è tutto uno spettacolo teatrale, è una farsa. Cavolo che intuito, ci voleva proprio Einstein. Ci sarebbe arrivato nessuno, è la risposta contenuta in quel semplice cenno del capo, sempre del solito Miyamoto, al quale anni dopo fu chiesto se era tutto uno spettacolo, e lui, sempre molto logorroico ovviamente, fece così. Shigeru e i suoi misteri. Alla numero 2, il figlio di Giovanni nella serie dei Pokémon. Non siamo noi, peccato, volevate ereditare tutti i miliardi che avrà in banca un boss gangster come lui, e invece no. Tornate a Borgo Foglianova zitti e muti in una casa senza bagno e non rompete i coglioni. Per anni di notti insonni la community Pokémon si è chiesta: chi siamo noi? Siamo forse, essendo figli di madre single, i figli illegittimi di Giovanni, il boss della mafia Pokémon? No, perché salta fuori a un certo punto che suo figlio viene detto ha i capelli rossi, e siccome c'è soltanto un tizio che capelli rossi parrebbe in tutta Johto, non può che essere lui. Argento, il rompicoglioni d'inizio gioco, che diventa il nostro rivale dopo due minuti, e la teoria prese così tanto piede che la Game Freak decise di metterla nel remake di Oro e Argento, Heart Gold e quell'altro, con un flashback di Celebi che ci mostra il suo abbandono da parte di Giovanni. E alla numero 1, il corpo non era nel portabagagli in Silent Hill 2, altro quesito annoso quello sul cosa spinga James a finire a farsi una vacanza all inclusive nella ridente Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera di sua moglie Mary. Però, piccolo dettaglio, sua moglie Mary ha una particolarità: è poco viva da ben 3 anni, e ho controllato, vi confermo, ricevere lettere dalla propria moglie morta non è possibile, perché i morti le lettere non le mandano. Quindi James inizia la sua indagine per capirci qualcosa, la trova, non la trova, Mary è viva, non è viva, un sacco di gente iniziò a ipotizzare nei forum che il corpo di Mary fosse semplicemente nel suo portabagagli, dove James l'aveva messa avendola accoppata poco prima e poi dimenticata
giustificandosi a mo' di negazione mentale del delitto e costruendosi tutta la storia di Silent Hill, che in pratica è nella sua mente. Tutto molto bellino, disse anche Masahiro Ito, il designer del gioco, con un tweet nel 2012, che però disse: no, non è vero che è nel portabagagli. Se non erro, il corpo era sul sedile, avevamo detto. Cosa? Aspetta un attimo, però. Cioè, James passa davanti a quella macchina non so quante volte e non vede il corpo che è sul sedile. Cioè, c'è un cadavere fatto a pezzi di una donna nella sua macchina. Va bene. Waiting for you. E alla numero più uno special, Michael Jackson e Sonic, le accoppiate quelle classiche. In Sonic 3, il 94, esce un gioco la cui colonna sonora è una delle robe più clamorose dell'epoca. L'utilizzo dei bassi, in particolare mezzo funkettoni electro, è dell'altro mondo. Se non che un sacco di ritmi, un sacco di gente iniziò a notare che somigliavano a qualcosa che pareva dritto dritto scappato fuori da un album di MJ. Bad, Thriller, roba molto simile a quelle. Tanto che furono scritte lettere su lettere, pare, alla Sega, da fan che chiedevano una conferma sull'ipotesi del Michael Jackson ha creato la OST usando un nome fittizio. Ora che Michael Jackson si mettesse nel 94 a comporre colonne sonore di videogiochi, pare un pochino. Se infatti è proprio quello che è successo, se non che il suo nome non fu accreditato nei titoli di coda, pensate, per via dello scandalo di abusi sessuali che saltò fuori poche settimane dopo, e quindi la Sega, per prendere le distanze, decise di comune accordo con Jackson di non citarlo nei credits a fianco degli altri compositori della colonna sonora. Pesissimo.